Intervento della polizia a Como, nella zona dei Porti Ciplinio, per una lite tra ragazzini, tutti minorenni. Gli agenti hanno identificato 3 giovanissimi e uno è stato denunciato per possesso di arma impropria perché teneva nello zaino un grosso seghetto di legno da giardiniere da quasi 40 centimetri. I 3 fermati sono stati anche multati per il mancato rispetto delle norme anticontagio. Erano infatti nel capoluogo, pur non essendo residenti in città, e senza un valido motivo. Gli agenti sono intervenuti lunedì pomeriggio, quando durante un servizio di controllo hanno notato 2 gruppi di giovani che stavano litigando, spintonandosi e affrontandosi in modo apparentemente minaccioso. Alla vista dei poliziotti, i ragazzini si sono allontanati velocemente. Gli agenti hanno fermato per un controllo 3 di loro, un 13enne che frequenta la scuola media a Merone e 2 16enni che frequentano le scuole superiori a Erba. Uno dei 2 16enni, residente nel Lecchese, è stato trovato in possesso di un grosso seghetto per la potatura delle piante. Il giovane ha raccontato di essere un giardiniere, ma gli agenti hanno subito accertato che l'informazione non era vera. È stato denunciato. I 3 sono stati accompagnati in questura e poi multati per la violazione delle regole anti-Covid, prima di essere affidati ai genitori.